Appassionati di gossip TV, bentornati nel mio canale. Fedez è appena tornato sui social con un post su Instagram con il quale rassicura i propri fan, mostrandosi sorridente dopo l'intervento e spiegando che gli è stato trovato un tumore al pancreas che ha richiesto un delicato intervento di 6 ore per asportare, oltre al tumore, anche la colecisti, una parte del pancreas ed una parte dell'intestino. Fortunatamente, come scrive Fedez, il tumore è stato trovato molto precocemente. Vediamo cosa ha scritto il cantante nel suo post su Instagram. Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas, tumore compreso. A 2 giorni dall'intervento sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli, ci vorrà un po'. Grazie ai medici, ai chirurghi e agli infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene, Federico. Che cos'è? Auguri papà, ti voglio bene. Non gli sono mai mancati ovviamente l'affetto della sua famiglia, della moglie Chiara e dei suoi figli, oltre quello dei tanti fan. Vittoria è ancora piccola, ma Leone gli ha registrato 2 simpatici videomessaggi in attesa che il papà torni a giocare insieme a lui. Papà, non farti prendere dalle ansie! Bravo! Rimettiti presto, così giochiamo insieme! Bello! Andiamo? Ti amo tantissimo, cacca! Come cacca? Cacca.